da capitano, il tuo parere su questo gruppo? Beh, è un gruppo che sta lavorando forte, sta veramente spremendo ogni goccia di sudore, perché vogliamo arrivare a questo appuntamento dell'Europeo al no 100%, al 110%. Quindi è un gruppo che lavora forte, che non si lamenta anche quando diciamo ci alleniamo tante ore al giorno, e questo è importante perché vuol dire che c'è spirito di sacrificio e c'è quello spirito giusto per poi giocare bene nelle partite. C'è stato un compattamento dopo le polemiche? Sì, è normale che sia. Alla fine, quando ci sono le polemiche, ci sono solo due opzioni: o dividersi e andare ognuno per conto suo, oppure essere ancora più squadra. Noi non avevo dubbi che saremmo andati per la seconda strada, perché comunque è un gruppo giovane, sì, questo, ma un gruppo che ci tiene alla maglia, che ci tiene a fare bene, che ci tiene a fare un grande lavoro all'Europeo. Per come siamo usciti dalla World League non partiamo con grandi favori del pronostico. Meglio così fare spenti? Ma sì, il pronostico è sempre qualcosa di... meglio, ecco, hai detto bene, meglio non avere i favori del pronostico, però noi comunque siamo convinti che possiamo dire la nostra, anche se abbiamo fatto una World League non proprio al massimo, però ci sta. Adesso abbiamo avuto tempo per lavorare e spero che questo grosso lavoro sia produttivo quando inizieranno le partite in Polonia.